per me il più completo attore italiano. Così da bambino, così ancora adesso, dopo una infinita serie di successi in ogni campo dello spettacolo, a chi ha incastrato Peter Pan? Gigi Proietti! Maestro, che piacere! Buonasera a tutti! Sei entrato con febbre da cavallo, Sarva de Mandrà! Sarva de Mandrà! Allora, bambini, Gigi Proietti... Ciao! Gigi Proietti, lo conoscete per varie ragioni voi, anche perché, vabbè, magari lo scopriremo nel corso della chiacchierata, se mai lo volessero chiedere. Per me è stato un punto di riferimento fondamentale in tutto quello che ho avuto il piacere di vedere e di provare a fare. Lui e il grande maestro Alberto Sordi, proprio legati insieme. Beh, una cosa che buono, è una grazia di buono. Dio proprio. Chi vuole fare delle domande a Gigi Gega, mirai, chi è? Ok, Benedetta. Me la fai la voce del genio della lampada di Aladino? Ah! E già io doppiai. È come il genio della lampada in Aladdin. Ma adesso ci vorrebbe la base, comunque cerco di ricordare un po' le parole. Nemmeno coi 40 tuoi ladroni, Alibaba e ricco quanto te. Il cielo t'ha aiutato, sai che. La tua magia è un certo non so che. Adesso la tua forza è mitica e quando vuoi la puoi adoperare. Insomma, adesso come fate a fare? Vengo? Sì. Ieri, sì, quando sei passato da qua per capire cosa sarebbe accaduto della tua vita in questa sede, sì, me ne ha raccontata una. Io ti prego Dio. Siamo nell'orto degli ulivi. Ah, beh, ma non si può. Ma sì, ma perché mica è blasfema? No, perché, ma insomma, se, ti prego, la posso dire? Sì, devi. Mi viene caldo. No, sì, in effetti non è blasfema, ma no, è semplicemente Gesù che dice: sento che uno di voi mi tradirà. E allora si avvicina San Pietro e dice: maestro, sarò io che tradirò, sarò io. No, tu sei Pietro, sulla tua pietra fonderò la mia chiesa. Poi va San Giovanni: maestro, sarò io che tradirò, sarò. No, tu Giovanni dovrai diffondere il verbo alle generazioni che verranno. Poi va Giuda: maestro, sarò io che tradirò. Sono io che tradirò. Ma insomma, beh, anche nostro Signore poteva prendere in giro. Faceva ridere. Che cazzata. Allora, è carino, è bellissimo. E me lo conosci, Antonio Giuliani? Sì, beh, lo conosco non di persona, però l'ho visto varie volte, molto bravo. Perché è un amico tuo? Sì, perché mio papà c'ha il numero di telefono. Addirittura. Hai capito. E lo fa ridere pure per telefono. Asia! Perché hai tanti capelli? Sei vecchietto. Perché c'hai i capelli? Non ho capito. Perché hai tanti capelli? Sei vecchietto, indossi la parrucca? No, stamattina anzi non l'ho messa. Ma... Okay. Comunque se fosse questa ti sta bene. Ti sta bene. Siamo tutti e due, certo, quando diventi punto... un po' più vecchietto ti vengono i capelli bianchi, vedi, anche a me stanno venendo qua. A lui stanno venendo un po' dappertutto, ma insomma è il tempo che passa. Posso dire una cosa adesso in confidenza? Prego. Quando cominciano a venire, è roba di pochi giorni.
Esatto, è un attimo, e l'innevata è fatta. Ti metti 40-50 anni e poi ci vanno 3 giorni per fare. Dimmi, vale. Dai. Alberto? Lo sai, la nonna si vede tutte le tue puntate di Maresciallo Rocca. Ah, grazie, grazie. Beh, sto Maresciallo Rocca ancora va avanti. Ma che stai scherzando? Infatti quando ho cominciato non avevo i capelli bianchi. E poi piano piano è diventato Rocca Candida. Rocca Candida! Dai, Daniele! Di, tocca a te, Daniele. Te fa ridere tutti, ma te che ti fa ridere? Ci sono tanti che mi fanno ridere, adesso però non vorrei, sai, se dico un nome di uno che mi fa ridere, poi gli altri si offendono, capito? Credono. Dille però, tutti! Dille tutti, fai prima. Ma tutti saranno centinaia, come si fa? Dobbiamo, cioè, la trasmissione. Mi fa ridere, posso dire un nome? Ma che figura? Mi fa ridere Frassica, per esempio, mi fa ridere Crozza, mi fa ridere. Beh, mi fanno ridere. Mi fa ridere lui. Lui mi fa ridere. Io ti faccio ridere. Mi fai proprio ridere. E Yab? Tua moglie si arrabbia quando sul set baci le altre. Le altre ragazze? No, adesso ultimamente faccio party, faccio dei ruoli che non prevedono tanti baci, onestamente. Però non si arrabbia perché sa benissimo che è una cosa finta, che non è vero. Dimmi, Vincenzo. Sei felice quando ti fanno gli applausi? Fatemene uno perché così mi rendete felice. Grazie, grazie. E io ringrazio. Ah, a proposito di attori, io credo che il maestro Laurenti, che conosci, sì, abbia delle forti possibilità di essere. Ha fatto anche dei film, ha fatto delle cose. Credo anch'io. Mi piacerebbe se potessi cogliere in lui qualcosa che si possa migliorare, magari. Secondo me è abile. Luca, maestro, venga un attimo. Il maestro Proietti, Luca Laurenti. Buonasera. No, ma io mi ero preso appunto delle cose, volevo farlo con i bambini, ma per una questione di. Si chiama. Lo guardo qui, non siamo macello. Circondati. Ci sono due pubblici. La mimica facciale. Mimica facciale. Uno dà delle indicazioni e dice con la faccia devi esprimere qualcosa. Voglio provare con i bambini anche. Vediamo un po'. Vieni te, vieni Marco. No, vogliamo. Possiamo vederli pure tutti insieme. Io ok, vedere, prima tutti insieme. Se io vi dico fate una faccia triste. Fate la faccia triste, sì, vediamo. Vediamo un po'. Vediamo. Ma come piange? Vincenzo, quella non è triste. Vincenzo fa la faccia triste. E quello è un castoro che si sta allattando. Ce la faccio. Adesso fate la faccia invece allegra. Allegra. Sì. Senza voce, soltanto la faccia. Bravo, vedi? Allegri, via, via! Tristi! Ok, perfetto, vediamo no, adesso so con l'allievo. Io mi sono segnato alcune cose perché sai, a volte. Per esempio, uno sguardo, un aspetto per dare l'aspetto, il senso di una persona sediziosa. Un sedizio, sedizioso. Che sedizioso sarebbe uno che così è pronto alla sedizione. Sedizioso? Alla ribellione, via. Ah! Solo la faccia però. Mica male. Mica male, oh. Bravissimo. Accidente. Proprio sedizioso. Proprio, perché la cosa. Adesso irreprensibile. Bravissimo, gli è rimasto un po' desedizioso sì, dentro. Sì, cioè, rimane un pezzettino, ma è giusto questo. Oh, adesso infingardo. Infingardo. Sono cose a me anche, cavoli. Infingardo. Questo è sedizioso. Infingardo. Infingardo. No, qua la faccio. Infingardo, vabbè, bene. Ci possiamo accontentare. Adesso attenzione, ermetico, che non è il dottore, quello è ermetico della mutua. Ermetico. Ermetico.
È un dottore ermetico, sedizioso. E anche infingardo. Ce le ha un po' tutte. È uno straordinario interprete. Ma lui, secondo me, è bravo anche sul doppiaggio. Prima di tutto, sentiamo un attimo la voce e dire. Può dire due parole arcane. Arcane? Arcane. A quello di prima? Al suo? Quale suo? Arcane. Quella con arcane, cui... arcane. Due parole arcane. Arcane. Cioè, ma io devo dire due parole arcane. 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 Sì, sì. E portate me il cane, gliele dico. Senza cane, che gli dico io? Quello di prima, quello che c'era aperta la puntata, il bassotto. Non è quello. No, arcane è un'altra cosa. Significa nel doppiaggio. Misterioso. Esatto, vabbè, comunque. Nel doppiaggio ci sono delle frasi. Sapete cos'è il doppiaggio voi ragazzi, bambini? Doppiaggio è quando c'è un film, che ne so, in inglese, poi si traduce e il doppiatore lo mette in voce. Lui l'ha fatto, ha fatto un gatto. Il gatto ha fatto Shark Tale. Ah già, lui ha fatto delle... Il topo, ha fatto un sorcio. Il topo, ha fatto il sorcio. Ma quella è Vabbè, magari... Però quando capita un doppiaggio molto serio, io facevo doppiaggio tanti anni fa, capitò una volta... di dire una frase che magari uno la... che nel doppiaggio non puoi farlo con i tempi tuoi, devi recitare con i tempi di quello che doppi, e quindi se quello va de corsa, devi andare de corsa, te la puoi aggiustare. Certo. Ed era uno che di corsa veniva e diceva, c'era una donna che stava in pericolo, e lui questo doveva dire, forse però Pietro potrà proteggerla. Forse però Pietro potrà proteggerla. Che me traduci tu? Ma la stessa cosa, no, per dire, e lo doveva dire però di corsa. Ma devo doppiare chi? No, doppiare uno. Dire la frase e poi dopo uno se la prova così e poi. Vai, poi la mette nella... Forse però Pietro potrà proteggerla. Forse però Pietro potrà proteggere. Ma se lo dà chiamare Mario questo. Però ci siamo. Vabbè. Deve prepararsi, deve... Forse però Pietro potrà proteggerla. Non male. Bravo, complimenti, la ringrazio. Arrivederla, mi raccomando, Tanti complimenti. A lei. Sinceri. Maestro, so che forse però Pietro potrà proteggerla. Mazza è tosta, Chi lo vuole dire? Chi è che deve dire altre cose? Vai, Benedetta. Io. Perché dici sempre 18? Che? È una barzelletta questa. Quale? 18. Ma la... 19. No, ma che state a dire? È una vecchia barzelletta che lei ricorda. Non ricorda benissimo perché tu sei diventato famosissimo sulla rete. Perché le barzellette uno le racconta a un amico e c'è qualcuno che ti riprende col cellulare e poi ti sbattono sulla rete. Sei diventato famoso sulla rete a tua insaputa, sei un po' lo Scaiola della rete. Sì. Beh, non mi danno gli appartamenti, ma però sempre a tua insaputa, eh.